io sono sempre felice, ma non sono felice per la pallavolo. Sono felice perché mi comporto bene, ho dei begli amici, degli amici tranquilli, garbati. La pallavolo è un addendo, ossia è qualcosa che fa felice me, fa felice i tarantini, fa Città. felice le persone per bene, perché è uno sport pulito, è uno sport garbato e poi siamo in Superlega. Avete visto, avete sentito che ha detto ieri il Presidente della Repubblica? E il Presidente del Consiglio cosa hanno detto? Che il volley, campione d'Europa sia per i maschi che per le femmine, fa onore all'Italia. E io dico che noi dobbiamo fare onore alle famiglie, perché le famiglie in questo periodo strano particolare devono, attraverso lo sport e il volley in particolare, entusiasmarsi. I ragazzi devono legarsi allo sport e non fare altre cose, ci siamo capiti? E allora noi vogliamo, questo è il nostro compito, un compito sociale, come quello della Prisma. È un compito dello sport, tutto lo sport, in particolare volley, pallacanestro, devono essere l'orgoglio di questa regione. Noi questa sera qui siamo tra amici perché chi ci accoglie è un gruppo di amici ed un gruppo di persone che sostiene lo sport a Taranto. E siamo tra amici perché abbiamo invitato tutte le persone che quest'anno, ma anche in tutti gli anni, ormai sono 25, che rappresentano, diciamo, il nostro percorso sportivo, ci sono state vicine, ci hanno sostenuto, aiutato in vari modi e in varie forme, in varie misure. E questa sera abbiamo anche condividiamo anche il nostro spazio con tanti sponsor che siamo riusciti a coinvolgere, a cominciare dall'anno scorso e a continuare a quest'anno. Siamo emozionati perché ogni volta prima di un nuovo anno, di una nuova stagione, di un nuovo campionato, c'è sempre un'emozione ricorrente. Quest'anno, diciamo, c'è più consapevolezza anche per la città di Taranto. È un momento importante, un fiore all'occhiello, è la rappresentazione concreta che quando si vuole si può fare tanto per questa città. Si può fare tanto in maniera umile, semplice, concreta, senza fare voli pindarici e senza fare facili promesse che poi dopo non si concretizzano. E a noi fa piacere essere qui con tutti quanti voi e ci farà soprattutto piacere condividere le partite al Palamazzola, perché notizia di oggi che le capienze saranno portate al 50% degli impianti. Quindi il Palamazzola di Taranto potrà ospitare 1.500 persone e noi speriamo che si possa ricreare all'interno del palazzetto quel calore e quella partecipazione che ha sempre contraddistinto la tifoseria tarantina e gli appassionati di volley tarantino. Si riparte, insomma, sembra che sia passato un minuto da quando è finito il campionato scorso, da quando festeggiavamo, però la cosa bella dello sport è questo, si finisce di festeggiare, già si comincia a programmare, quindi insomma, anche in questi mesi con il presidente e con il vicepresidente ci siamo sentiti tante volte. So che la squadra è una squadra competitiva, non vediamo l'ora di vederla in campo, poi quest'anno a Taranto, insomma, arriveranno anche i campioni d'Europa nelle loro squadre e questa sarà una cosa È un ancora più bella. Beh, è un orgoglio e poi anche un grande stimolo per i più giovani che hanno visto la grande vittoria dell'Italia agli europei e ne vedremo tanti di campioni passare da queste parti e sarà una cosa bella.